Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli Medici Italiani. Scegli noi. Vieni a trovarci. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari. Forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con Mantua Erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi, più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Questo programma è offerto da...
Amici di Sport Up, appassionati di calcio, nella fattispecie di Serie C, buonasera da Daniele Emanuelli. Benvenuti a questa 34esima puntata del nostro rotocalco dedicato appunto al calcio, nella fattispecie al Rimini Calcio, ma anche al campionato di Serie C. Questa sera una puntata molto calda, parleremo per quanto riguarda i temi, gli ultimi arrivati, delle sentenze arrivate per quanto riguarda le decisioni di giocare o meno questo benedetto campionato di Serie C. Si è optato nell'ultima riunione che c'è stata di poter disputare i play-off e i play-out. In questo caso il Rimini sarebbe condannato alla Serie D. C'è stato tanto caos, tanto rumors. Per ultimo il presidente questo pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel rotocalco a cura della redazione Rai, il programma dedicato alla Serie C. Per la fattispecie ci siamo e affronteremo anche questi temi affrontati, appunto le parole dettate nell'ultimo minuto dal presidente del Rimini Calcio. Prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Corin Stella. Ciao Corin. Ciao Dani, buonasera a tutti. Visto che mi hai dato la parola, io inizio subito a presentare i nostri ospiti, nonché giornalisti. Roberto Gabellini. Buonasera Corin, buonasera Daniele e buonasera al mio omonimo di Gambettola. E allora presentiamolo, Roberto D'Altri. Ciao, ciao a tutti, buona serata, ciao. Roberto Gabellini, perché stasera bisogna specificarlo. Io inizio subito con te. Volevo sapere che clima si respira in città, visto anche le varie foto che i tifosi hanno postato, dove mostrano questo senso di appartenenza alla bandiera biancorossa. Ma io, come mi è capitato di dire in qualche post su Facebook, mi sembrano tutti dei coccodrilli che prima si sono ingozzati e poi piangono. E senza aver mai letto i regolamenti, le storie, gli algoritmi. Quindi, cioè, piangere dopo che il latte è stato versato è sbagliatissimo. E anche la società doveva partire prima. Doveva muoversi con più cautela, con più tatto, in maniera politica, non in maniera sempre al solito catastrofista. Io penso che Rimini avrebbe potuto salvarsi, anche perché l'unica possibilità che ha il Rimini, e Daniele poi mi dirà se sbaglio, è quella di fare in modo che la federazione accetti i consigli o più che direttive, però i punti di vista dell'UEFA, che dicono che se una giornata di campionato non è completata, la classifica la devi fare la domenica precedente. In quel caso il Rimini potrebbe fare il play-out perché aveva due punti in più del Fano. Altre possibilità non ci sono, perché il decreto inerente al Covid, ne hanno fatti 5.000, sono dei libri ormai, sembrano i libri di Dostoevskij, no, però consentono alla federazione di prendere delle posizioni che sono difficilmente attaccabili attraverso i ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, eccetera. Perciò io sono veramente speranzoso che Grassi si faccia sentire in questo senso, per salvaguardare una società che sappiamo che è linda ed è corretta in tutti i suoi aspetti economici, pulita. Ma nello stesso tempo non basta mandare i palloncini dove vanno a finire i palloncini, perché poi andiamo avanti dopo nella prossima domanda che mi farai, perché ce n'è anche per l'amministrazione, anche questi si sono svegliati alle 18 del pomeriggio, insomma. Va bene, invece visto che un ragazzo sta chiedendo dei giocatori del Ravenna, io mi rivolgo a Roberto D'Altri. Appunto, i giocatori del Ravenna, attraverso un comunicato all'Associazione Italiana Calciatori, hanno espresso la volontà di non giocare, di non continuare a giocare questo campionato, o comunque, se si continua a giocare, di dare la stessa possibilità a tutti. Cosa ne pensi? No, penso anche a quello che ho letto l'altro giorno, detto dal presidente del Ravenna, Alessandro Brunelli, che si è molto lamentato di questo fatto che debba riprendere il campionato, che Ravenna debba affrontare il play-out, oltretutto contro il Fano, perché diceva Brunelli siamo stati fermi 3 mesi per questa lunghissima sosta dovuta al virus, oggi dobbiamo riprendere senza avere delle vere sicurezze di non andare incontro dei rischi.
Quindi cioè, c'è una grande perplessità su questa storia del campionato di Serie C, quindi comprendo anche quello che dicono i calciatori di Ravenna, perché effettivamente, tra l'altro, io non ho capito benissimo perché nel momento in cui la stragrande maggioranza delle società di Serie C hanno chiesto di interrompere la stagione, i vertici invece sono andati contro la base. Io mi aspettavo, non dico un accoglimento totale ed assoluto delle richieste, ma in realtà poi la proposta di Ghirelli, compresa anche quella di non arrivare alle retrocessioni, è stata completamente respinta. Quindi io capisco le proteste dei calciatori, capisco anche le proteste di Brunelli, perché effettivamente anche per me è un po' difficile comprendere come si possa tornare in campo in Serie C, dove effettivamente le società, credo, faranno molta, 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 molta fatica ad adeguarsi a tutte le richieste dei protocolli sanitari, insomma. Arrivo negli altri messaggi da casa, quelli che si possono leggere, chiaramente. Corin, dammi una mano tu, leggiamo anche questo. Sì. Se riesci, allora, ci stanno chiedendo, no, ci stanno dicendo, giocherà solo la A, faranno la riforma subito, però ancora no. non lo sappiamo. No, non è così ancora, non ci sono ancora comunicati ufficiali, non penso che giocherà solamente la Serie A, giocherà la Serie B e in Serie C per il momento, playoff e playout. Allora, sta per entrare Nicola Binda, ragazzi, quindi andiamo per ora, succedendo in Serie C anche attraverso il contributo sport, cerchiamo un attimo di quello che sta succedendo, poi dopo ci concentriamo nella seconda parte, quando ci sarà anche Alessandro Mastronicola, assolutamente su quello che sta succedendo in città, i rumors, il malumore dei tifosi, come è stato trattato in Rimini, le ultime parole anche del presidente rilassato a Rai Sport, cosa ha sbagliato la società, perché c'è molto da far intendere i tifosi, molte cose non si sanno. Ho letto tanti commenti anche su Facebook, però bisogna andare per ordine, far capire bene alla gente la situazione. Poi avete centrato anche il fatto politico, politico, amministrativo, comunale, chiamatelo come volete, si sono svegliati quelli dell'amministrazione sabato mandando il comunicato, ma il comunicato serviva prima, non il sabato sera alle 18. Quindi cerchiamo di dire le cose come stanno e di farlo capire. Facciamoci sentire, visto che abbiamo una presa di posizione forte in questo momento, cerchiamo anche di aiutare la società dove sarà possibile aiutarla, dicendo le cose come stanno. Però cerchiamo anche di essere obiettivi, perché se siamo ultimi in classifica ci sono delle cose che paghiamo perché partono dall'estate 2019. Allora, vado a chiamare intanto Nicola, se arrivano degli altri messaggi, Corin, mi raccomando, tu sì, leggili, sì. Cerchiamo intanto di capire un po' la situazione. Aspettiamo lui che si possa collegare. Roberto, hai già anticipato qualcosa anche per quanto riguarda il comunicato che ha mandato il... Ecco. Dimmi, sta per entrare. Quindi a minuti... sentiamo anche Nicola e poi avrei Alessandro, ma anche Nicola Di Bitutto, che ha dato in quel di tanto pastore. È giunto adesso, lo andiamo a salutare, lo mettiamo in linea, vediamo se riusciamo. Nicola, ad averlo, bello come il sole. Stiamo ancora qualche secondo, datemi l'ok perché io ancora non vi vedo, datemi l'ok, se riusciamo a vedere Nicola, io vedo tanto bloccato sul mio monitor, spero che non ci sia. Vai. Tu vedi Nicola? Sì, lo vediamo. Io in questo momento vedo solamente te, tu mi vedi Roberto? Sì. Ah ok, io non mi vedevo più. Ciao Nicola, benvenuto tra noi. Grazie a voi per l'invito. Bentornato. Ciao Nicola, ciao Nicola. Ciao a tutti. Anzi, bentornato, è vero, bentornato Nicola, ciao. Grazie ancora per essere intervenuto. Volevo capire, Nicola, che a Rimini stiamo vivendo una situazione particolare. Il presidente è arrabbiatissimo e fuori anche dai play-out, sarebbe retrocesso direttamente in Serie D.
Volevo capire anche da te, in base a tutte queste situazioni, queste decisioni, ribaltamenti, si gioca, non si gioca, come hai visto tu la decisione che è stata presa nell'ultimo Consiglio federale? Beh, intanto dico che non bisogna mettere il carro davanti ai buoi, non tanto per restare nei luoghi comuni, non facciamoci la testa prima di averla rotta, perché non è detto che Rimini sia ultimo in classifica. Se è vero che le graduatorie saranno calcolate, se il merito sportivo sarà calcolato con questo misterioso algoritmo che Gravina ha estratto dal cilindro, può darsi che le posizioni cambino. E quindi è una sorpresa degli ultimi giorni, e vedremo come sarà, si arriverà a questo algoritmo, quali valori saranno inseriti in questo pentolone che dovrà partorire questa pozione magica salva campionati. Ci saranno perché i punti, cioè la media punti utilizzati in un primo tempo dalla Lega Pro perché in quanto prevista dalle NOIF, alla Federcalcio non basta, vuole utilizzare un criterio ancora più credibile per scrivere le classifiche, soprattutto quelle di Serie A se non dovessero ripartire, o di Serie B, ma ovviamente lo stesso criterio si applica anche in Serie C, e quindi l'8 giugno vedremo questo algoritmo misterioso che sarà fatto da punti in casa, punti fuori, punti contro le prime, punti contro le ultime, gol fatti, gol subiti, una serie di valori messi in questo pentolone che daranno questo risultato che potrebbe variare le graduatorie, perché no, non di tanto, non è che il Vicenza sarà ultimo e il Rimini primo, però magari il Rimini potrebbe ritrovarsi davanti al Fano e giocare i play-out. Nicola, se si dovesse tornare però in campo, molte realtà, ad esempio Limolese si è fatta sentire nelle ultime ore, fanno fatica a trovare un medico che possa dare, diciamo così, le referenze necessarie che chiede la Lega Pro. Quando ci sono delle difficoltà del genere, come la mettiamo? Cosa possiamo pensare noi? Secondo te realmente ci sono le possibilità per scendere in campo in Serie C qualora si potesse scendere in campo oppure no? Come la Spiace dirlo, adesso non voglio essere estremamente cinico, però stiamo parlando di un campionato professionistico. Se una squadra vuole stare a questo livello, si deve preoccupare, si deve attrezzare. Può saltare il torneo del bar, il torneo delle parrocchie, lo posso capire, ma un campionato professionistico, se devi farlo, devi essere attrezzato per farlo. Ripeto, non voglio essere cinico, però bisogna attrezzarsi e rinunciare a non essere in grado è veramente un segnale gravissimo di preoccupante disorganizzazione. Quindi tra l'altro la Federcalcio darà anche dei contributi economici, perché si rende conto che a livello economico può essere molto costoso, ma non solo fare i tamponi, anche andare in trasferta, trovare l'albergo, viaggiare con due pullman, viaggiare con un treno speciale, cioè è una cosa, non avrà incassi, quindi per carità, però una società che a livello organizzativo non riesce ad attrezzarsi, francamente è difficile considerarla società di Lega Pro. Nicola, però tutte le società in Lega avevano detto che non avrebbero voluto ricominciare a giocare. La federazione certo ha deciso che i play-out si devono fare obbligatoriamente. I play-off sono a discrezione. Cioè, se si vuole essere professionisti fino in fondo, la federazione avrebbe dovuto dire, come fa la Serie A, forse la Serie B, signori, si fanno le 11 partite che mancano e dopodiché si stilerà una classifica. Allora, quella è una questione di tempi, non ci sono i tempi per fare tutte le 11 partite più playoff e playout, perché già parte i primi di luglio e quindi i tempi proprio non ci sono. È un piano B questo, cioè la Federcalcio avrebbe voluto giocare tutte le partite, ma i tempi non ci sono. La Federcalcio ha recepito l'allarme lanciato dall'Assemblea della Lega Pro in maniera forse un po' intempestiva,
però è inequivocabile, cioè quando è stato fatto un mese fa non c'erano proprio le condizioni, la preoccupazione delle società era forte, qualcuno magari ci marciava per non pagare gli stipendi eccetera, però obiettivamente quel grido d'allarme era giusto recepirlo. Adesso però le cose sono cambiate, non giocare sarebbe ingiusto, e allora si attua il piano B, e sul piano B questa roba della volontarietà dei playoff è stato un grande equivoco, nel quale ammetto ci sono cascato anch'io, perché è stata solo una, non è stata una richiesta ufficiale della Lega Pro alla Federcalcio di dire rendili facoltativi, cioè non punire le squadre che non ce la fanno. In realtà la Lega Pro l'ha solo suggerito, ha detto sarebbe bello se qualche squadra non se la sentisse e non sarà sanzionata in caso di rinuncia, ecco, quindi, ma sarà poi la Federcalcio a stabilirlo questo, ma la Federcalcio non concederà mai una cosa del genere, semmai ti aiuta, ti dà dei soldi per aiutarti a farli, ma non ti dirà se vuoi rinunciare rinuncia, perché è un segnale di resa che non farebbe onore a tutto il sistema, quindi quello è stato un grosso equivoco. I playoff, le 28 squadre le conosceremo l'8, quelle che le dovranno fare con quale griglia, conosceremo la griglia dei playout e chi retrocede direttamente tutto il giorno 8, però chi deve andare in campo ci vada, se no ne paga le conseguenze. In una situazione Daniele, vai tu. Prego, vai Roberto. No, volevo chiedere, mancando 11 partite, non era il caso che i playout fossero fatti fare a tutte le squadre che sono in fondo alla classifica e non solo alle e lasciando fuori, per dire, il Rimini, perché comunque mancando 11 partite, soprattutto il Rimini doveva giocare anche col Fano in casa, e sicuramente il Rimini viene penalizzato nonostante gli sforzi che ha fatto 29 operazioni di mercato che neanche Marotta sarebbe stato in grado di fare. Quindi mi sembra che oltre il danno ci sia la beffa. Ogni decisione, ogni verdetto che non viene scritto dal campo lascia degli scontenti, lascia dei delusi. Capisco l'amarezza del Rimini, capisco l'amarezza di tutte le squadre che si lamentano per non aver avuto la possibilità di giocarsi il campionato sul campo. Di proposte, di idee, ce ne sono tante, si sarebbero potute fare tante soluzioni. Gravina ha anche il decreto rilancio, ha dato a Gravina il potere per cambiare in corsa i format proprio per questo motivo, per trovare delle soluzioni adatte a concludere i campionati. Secondo me, se solo il fatto di giocare i playoff è una soluzione in corsa, che ripeto, lascerà degli scontenti. Non c'è dubbio, se la Serie A non dovesse ripartire farà il piano B, lascerà degli scontenti anche lì, quindi si cerca il male minore. Io ripeto, capisco quella soluzione che tu proponi, potrebbe benissimo andare bene, ma ogni soluzione, sono tante soluzioni e qualunque soluzione avrebbe lasciato qualcuno scontento. Sono d'accordo con quello che dice Nicola. Dani, io ti sento veramente male. Per Nicola, se lo vuoi leggere da parte anch'io, di uno. Allora, sì. Prova a leggere il messaggio che arriva. Sì. Allora, praticamente la riforma. Allora, no, faccio io. Praticamente stanno arrivando dei messaggi. È vero che la riforma sarà fatta subito dalla stagione 2020-2021 con una A a 20, B a 40 e terza serie a 40. Lascio mi può rispondere confermare. A Nicola, prego. Confermo che non sarà mai fatta una riforma del genere, non è nei piani della Federcalcio fare una riforma del genere, soprattutto la B a 40 squadre, una cosa che non è mai stata detta e scritta da nessuna parte. È vero che la riforma è necessaria, è vero che la Federcalcio da quando Gravina è stato eletto da 2 anni ci sta lavorando, e tutto quanto la discussione però si è arenata quando è esploso questo problema. Se ne riparlerà da fine agosto a settembre, quando adesso la priorità è stata tutto su chiudere questo campionato. Se ne riparlerà più avanti,
Ricordo che per fare una riforma non è solo una questione di numero delle squadre, numero delle partecipanti, ma questa è una riforma che prevede l'istituzione di una fascia semiprofessionistica, deve passare la legge sullo sport in Parlamento, che la battezzerà, che riguarda anche il calcio femminile e tutti gli altri, quindi non dipende solo dalla Federcalcio, dipende dal Parlamento. Così come dipende dal Parlamento una rivisitazione della legge Melandri, che è quella che distribuisce i soldi dei diritti televisivi, cambiando il numero delle squadre e dei campionati, dovrà cambiare anche quella. Quindi è una cosa che deve decidere il governo col Parlamento, non può decidere la Federcalcio quanti soldi vanno A, alla B o alla C, è una legge dello Stato. Lo stesso Consiglio federale dovrà cambiare i suoi equilibri interni, le associazioni di categoria andranno convinte, i calciatori, gli allenatori. Quindi, come potete immaginare, è un processo lunghissimo che ha fatto dei passi avanti, ma manca ancora la resa dei conti. E quindi quest'anno è impossibile fare la riforma. Al limite ci potrebbe essere l'inizio della stagione 2021, che sarà sulla falsariga di quelle precedenti, dicendo che le ultime, che in vista del 21-22, quando andrà in porto la riforma, ci potrà essere, non so, 10 retrocessioni, le squadre che retrocedono vanno nei semi-pro. Ecco, ci potrà essere un campionato che parte indicativo per il futuro, ma che si sia già nel 2021 questa riforma attuata è assolutamente impossibile. Poi ci scrivono. Roberto, prego, no, poi vai Cori, prego, vai. Ah no, io andavo avanti a leggere i messaggi che ci arrivano. Vai. E ci chiedono, Piacenza che ha svincolato mezza squadra, come potrà fare i playoff? Problema suo. Purtroppo. Sono stati un po' intempestivi, però credo che a 15 giocatori arrivino lo stesso, quindi credo che ce la possano fare. E infine un'altra domanda per Binda. Si è discusso in Consiglio federale di dare anche il ripristino della seconda divisione della C. No, C2. Se ne è discusso ancora in Consiglio federale, è quello che dicevo prima. Non so come si chiamerà questa nuova fascia semiprofessionistica, però il calcio del futuro in Italia avrà una Serie A, una Serie B e una Serie C d'elite. Poi ci sarà... Esatto. Una fascia di semiprofessionisti a 2 o 3 gironi, non lo so, e poi ci saranno i dilettanti. Che i semiprofessionisti si chiamino C1, C2, viva la piadina, non lo so, però sarà questa la nuova piramide del calcio italiano. Una A20, una B20, una C credo A20, d'elite, con il meglio, un prodotto anche vendibile televisivamente, qualcosa di prestigioso, e poi i semi-pro, che sono 2 o 3 gironi da 20 squadre circa, 2 o 3 gironi, che faranno da cuscinetto, perché sennò oggi il salto dilettanti professionisti è troppo alto. Roberto D'Altri, se ti lascio a te la parola, se vuoi fare anche tu una domanda a Nicola. Sì, la domanda gliela faccio in chiusura. Prima faccio una considerazione riallacciandomi a quello che ha detto Nicola, che come al solito è molto interessante. Io in questi giorni cerco di leggere, no, le varie dichiarazioni di Sibilia, di Gravina, che a volte ripetono concetti che hanno già detto, a volte parlano ma non è che dicono molto, però quello, il messaggio che loro ripetono, io per quello che leggo continuamente, è: il calcio italiano non si può più permettere 100 società professionistiche. Quindi è chiaro che la riforma, quale sarà o come sarà o come si chiamerà, eccetera, dovrà partire da questo presupposto qui, cioè 100 società professionistiche non le reggiamo, oppure tutti gli anni c'è quella che fallisce, quella che smette di pagare, il presidente scappa, eccetera eccetera. Quindi, cioè, si deve partire da questo, da un certo numero di squadre, poi saranno spalmate fra la A, la B e la C, eccetera. Ma la domanda che io voglio fare a Nicola è questa, e mi voglio riallacciare al discorso dell'algoritmo, perché la Federcalcio dice vogliamo un parametro credibile, ma questo mi sta bene, ma dico, il calcio ti offre già 100 parametri per valutare. Per esempio esistono le famose classifiche avulse, chi ha segnato più gol, chi meno gol,
gli scontri diretti, gol in trasferta, le vittorie in trasferta, cioè io non capisco dov'era l'esigenza di tirar fuori un parametro ulteriore quando già ne esistono, secondo me, tantissimi. Non, è questo che mi sfugge, sinceramente. È quello che sfugge anche a me e che sfugge a tutti. Ah, ecco, vabbè. Allora. Detto che sulla prima parte, sulla riforma, è condivisibile, l'ho detto, la riforma è necessaria, 100 squadre oggi non le possiamo più reggere, il calcio italiano non le può più reggere, magari con meno squadre, più strutturate, più sostenibili, avremo dei campionati più seri e credibili, come peraltro già era quest'anno, perché bene o male siamo arrivati a marzo con una squadra penalizzata nel girone C, tutto il resto stava filando liscio come l'olio, quindi già le nuove regole avevano dato su di dieta alla categoria, però è evidente che i presidenti devono fare troppi sacrifici, spende più un presidente di Serie C che uno di Serie A, quindi perché di Serie A, con i diritti televisivi lo faccio anch'io il presidente, quindi non è logico, non è logico, occorre che anche dare alla Serie C una maggior sostenibilità. Tornando invece all'algoritmo, ti dico che la Lega Pro aveva giustamente prodotto il suo criterio, NOIF alla mano, cioè regolamento al gioco del calcio alla mano, che era quello della media punti, già utilizzato per 3 anni nei playoff per stabilire le graduatorie o anche per stabilire nelle riammissioni dei campionati chi era davanti e chi era dietro. Un criterio scritto, utilizzato 3 volte da Gravina, presidente della Lega Pro, attenzione, quindi Gravina l'ha utilizzato lui per primo, quindi è un criterio che ha già funzionato, certo doveva stabilire chi gioca in casa e chi gioca fuori, un quarto di finale playoff non doveva stabilire niente di clamoroso, però era un criterio previsto dalle regole che ti avrebbe messo le spalle al muro. Io ho la sensazione, allora, i maligni hanno la sensazione che verrà studiato un marchingegno per favorire qualcuno o qualcun altro. Io sono un puro e non voglio pensare male. Io penso solo che la Federcalcio vuole, che ha gestito secondo me molto bene questa fase di difficoltà, perché è stata una roba terribile, abbia la voglia di stravincere e di voler dare alle classifiche un valore molto più realistico di quello che gli dà la media punti, a voler valutare i 30 punti miei e i 30 punti tuoi. Io ho giocato contro le ultime 10 in classifica, tu hai giocato contro le prime 10, saranno più importanti i tuoi, che hai fatto, era più difficile. Quindi loro vogliono dare più valore ai punti, ai punti fatti, anche chi ha segnato di più, chi ha vinto, giocato di più fuori casa, cioè vogliono stravincere con questo criterio. Secondo me vanno invece incontro a dei problemi, si andranno a complicare la vita, perché magari il Fano, per dire che oggi è ai play-out e rimane retrocesso, domani il Fano si ritrova retrocesso e andrà a protestare, come oggi giustamente fanno quelli di Rimini che non hanno la possibilità di giocarsi i play-out, quindi vanno a complicare le cose. A Rimini magari si esulterà e sono contento per voi, però è un discorso in generale, non è un caso specifico. No, certo. È questo voler trovare un criterio, è un voler stravincere che rischia di essere un clamoroso autogol. Sì. Spero di essere stato... Avevo promesso poi a Nicola... Per quanto Nicola, mi riguarda è chiarissimo. È stato perfetto. Grazie. No, Roberto Gabellini, se volevi chiedere qualche altra curiosità, perché poi gli ho promesso a Nicola che l'aveva lasciato libero dopo una 20 di minuti, no? Eh sì, perché dopo è in Rai e quindi giustamente Nicola le chicche le tiene. Sento. Comunque mi sembra, da quello che ho letto, Nicola... Non ti sento. Da quello che ho letto... Ora mi senti? Sì, sì. Okay. Ora sì. Sì. No, da quello che ho letto, mi pare che diciamo questi algoritmi, queste possibilità di leggere le classifiche in varie maniere, comunque porterebbero i Rimini comunque a essere ultimo in classifica. E quindi. E chi l'ha detto? Almeno quelle che ho visto io, poi dopo se loro ne inventano un'altra, i Rimini potrebbe fare anche i playoff. Perché con la squadra che ha li potrebbe anche affrontare oggi come oggi, però bisogna vedere se la Federazione Gioco Calcio è come il CSM che ha figli e figliastri, oppure è effettivamente un ente
che guarda e cerca di aiutare tutti, soprattutto le società che sono a posto, oppure ci sono interessi particolari? No, allora, io il criterio non lo conosce nessuno. No, quindi tutte le classifiche che girano adesso sono assolutamente campate per aria. Io in questo algoritmo, da quanto mi risulta, verranno inseriti solo dei dati oggettivi legati alle partite, non al numero di spettatori, al numero di anni di Serie A, al numero di scudetti vinti, al numero di giocatori biondi con gli occhi azzurri che ha in squadra. No, si valuteranno solo dei criteri oggettivi riferiti alle partite, ossia chi ha giocato più gare in trasferta, più gare in casa, chi ha giocato contro le prime, chi contro le ultime. Quindi saranno questi criteri, non so quanti e non so quali, ma solo di questo tenore, che saranno messi nel calderone per arrivare alla pozione magica, che è la metafora che ho già fatto prima. Quindi oggi si fanno mille ipotesi, ma la Federcalcio forse i suoi calcoli li ha già fatti, non lo so, immagino di sì, però ti ripeto, i malpensanti pensano che sia fatto tutto questo per favorire qualcuno. Io non lo so, davanti all'aritmetica è difficile favorire qualcuno. Voglio vedere come ne escono, non, ripeto, non voglio sbilanciarmi, so solo che rischia di essere un autogol clamoroso se si fanno delle cose poco convincenti. Loro vogliono dare un valore ancora più credibile alle 28 giornate disputate, vogliono dire quei punti lì, i tuoi 30 punti in realtà valgono 35, i tuoi 30 valgono 28, ecco, vogliono dare un valore ai punti con un criterio mai visto nel mondo del calcio, mai visto e né sentito. Perché l'ultima giornata non si è completata, l'ultima giornata non si è completata, quindi dovrebbero andare indietro di una come minimo, secondo i consigli dell'UEFA. No, non lo so perché il girone C ha giocato 30 partite, per esempio, nel girone B sono squadre che hanno 3 partite in meno, cioè loro vogliono mettere i punti fatti da una squadra a prescindere dal numero di partite che ha giocato, vogliono dare un valore a quei punti lì. Con la media punti era il male minore, tu hai fatto tot partite, tot punti, uno diviso l'altro, avevi il risultato, come è stato fatto in passato. Ora invece vogliono aggiungere a questa media punti anche il valore di punti in casa, in trasferta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sarà un calcolo complicatissimo, ce lo spiegheranno e speriamo che sia convincente. Importante che l'algoritmo non sia come quello di Facebook, di Twitter, perché scontenta comunque tutti, perché è tutto meno che democratico. Va bene, tutto quello che non viene scritto dal campo, ragazzi, si presta a discussioni, a polemiche, quindi prepariamoci. Sì. Se fosse potuto giocare e finire non sarebbero stati problemi, invece purtroppo tutto quello che succede extra è un patatrac. A dire la verità, spesso contestiamo che quello che dice il campo, quindi figurati un po'. Ah certo, è vero. Quindi, polemica, tifoserie, eccetera, però è un comunque c'era un vecchio presidente del Rimini, Gastone Montesi, che diceva: abbiamo una squadra che può vincere in casa, fuori casa e in trasferta. È una cosa bellissima, le può vincere tutte. Questa, Nicola, devi scrivere sulla Gazzetta domani. Però, non è male, non è male. Scrivere. No, è vero. Gastone Montesi da Ronta, tra l'altro. Va bene. Quindi. Sì, va bene, Nicola. Noi ti ringraziamo, spero che ci verrai a trovare anche una terza volta. Ti ringrazio veramente di cuore. Sei stato sempre a disposizione. Sei sempre esaustivo. Grazie ancora, grazie Nicola, buona serata. Ciao a tutti, a presto, ciao. La piena è sempre una, eh? Ciao Nic. quello è poco ma sicuro. Prima di andare a chiamare Mastro Nicola, ragazzi, io mi scuso con voi, però stasera faccio fatica a portare avanti la trasmissione perché ho problemi enormi da casa. Infatti spesso prima voi parlavate stessa cosa Nicola, ma io vedevo nero sul mio schermo e non riuscivo a comunicare né a intervenire né a fare domande. Qui mi chiedono casa Corin se tu oggi eri su una 500 nera. No, io dimmi oggi d'altri. Ho passato tutta la giornata a giocare a beach tennis al mare, quindi no.
Sì, ma con uno di Carotti. Ho fatto una domanda tecnica. Dani, io ti sento malissimo. Vai a scatti tu, Daniele. Ma c'è internet. Comunque ne approfitto per la giornata. Volevo dirvi una cosa. Sì. No, oggi, stasera mi sta creando parecchi problemi, non so perché. Tra poco andiamo a chiamare anche Alessandro Mastro Nicola. Volevo un attimino... Matteo, a questo punto puoi rientrare anche in regia, perché non eri tu il problema, è proprio problemi di connessione che ho io forti questa sera. Ragazzi, intanto vi volevo chiedere, avete sentito un po' quello che ha detto anche Nicola Binda, no? Allora, l'algoritmo, sì. L'algoritmo, seguendo anche quello che ho scritto stamattina su Sportup e quello che ho letto sui punti che vengono dati addirittura dopo in trasferta, però non c'è ancora un manoscritto, non sappiamo ancora come funziona esattamente questo algoritmo, basandomi anche su quello che scriveva stamattina il Corriere dello Sport, io ho fatto i calcoli matematici, il Rimini in Serie D anche con l'algoritmo purtroppo, dopo non lo so come funziona, però se mi baso su un articolo che ho letto stamattina, il Rimini in Serie D anche con l'algoritmo, quindi non lo so, bisognerà inventare qualcos'altro in geometria, però... non lo so. Però Daniele, allora bisogna arrivare ad un'altra conclusione, o se non la vogliamo chiamare conclusione, ad un'altra considerazione, perché adesso, a parte tutte queste alchimie che stanno cercando, gli algoritmi che non riusciamo a capire su cosa si baseranno, eccetera, ma se tu, girando tutte le possibilità, arrivi sempre alla stessa conclusione, che Rimini ultimo rischia di retrocedere, evidentemente c'è un demerito anche acquisito sul campo, però, perché cioè noi capisco che vogliamo girare la frittata in tutte le maniere possibili, cercando anche i lati che non ci sono, però la conclusione logica, secondo me, è anche questa. Cioè, evidentemente questa squadra sul campo ha demeritato. Perché bisogna fare critica. Vallo a spiegare ai tifosi. Vabbè, ma Daniele, però guarda, io mi sono fatto un giochino ieri, pensavo che ne avremmo parlato più tardi, al limite te lo dico adesso, se non mi sono sbagliato... Prova a dirmi ieri un attimo. Ieri mi sono messo lì... Immediato, però tu... Vai avanti con il tuo discorso, prego. Eventi, e questa qui che non è arrivata alla conclusione, ha visto passare sulla panchina del Rimini 6 allenatori, se non ho calcolato male, sono passati 4 direttori sportivi, più un consulente del presidente che era Giorgio Screppis, che è stata un'apparizione brevissima, più una nuova proprietà che stava arrivando, cioè... Allora io dico, ma se tu in una stagione, non dico e mezza, in una stagione tre quarti, diciamo così, cioè fai passare sulla panchina 6 allenatori, cioè bisogna fare anche un po' di autocritica da questo punto di vista. Cioè, quanti cambi di direzione ci sono stati? È difficile poi, secondo me, fare punti in questo modo, no? Cambiando continuamente, cambiando giocatori, cambiando direttori sportivi. Cioè, bisogna dirle queste cose. Io so che le abbiamo già dette e ridette, però insomma... Ma tu vuoi che dica quello che penso realmente, Roberto? Dopo, io non ti sto chiedendo una tua confessione. No, è una cosa le tue considerazioni una cosa insomma, che pensavo io ieri da solo, così ho detto, ma non è possibile. No. È una cosa che tu stai dicendo la sacra verità. Allora, la realtà di Rimini è questa. Se tu ieri guardavi la pagina Facebook, e io non sono iscritto, non ho messo mi piace, anche per una questione che l'ho spiegato fuori da tutte le pagine dei tifosi di Rimini, dalla pagina ufficiale di Rimini, perché non voglio avere... diciamo ritrovarmi in situazioni dove la gente si aspetta qualcosa da me per la posizione che ho e poi non riesco a dargli quello che vuole. Però per farti ragionare, ieri a leggere la pagina del Rimini tu leggevi i tifosi che si aggrappavano tutti dicendo
non ci hanno portato rispetto, ci hanno mandato in Serie D, così non è giusto. Nessuno parlava del calcio giocato, questo è calcio. Calcio giocato, noi siamo ultimi in classifica, regolamento alla mano, che poi sia stato applicato in un periodo eccezionale, che loro abbiano deciso, la classifica deve terminare oggi, dopo l'ultimo turno giocato a febbraio, questa è una decisione che arriva dalla Lega, ok? Questo certo. È giusto, ma che la squadra sia ultima, che abbia sbagliato Grassi tutte le cose di questo mondo da maggio in poi, perché leggendo i tuoi dati, via Petrone, via Cangini, via Cioffi, via Danielli, arrivo di Colella, arrivo di Pastore, 29 giocatori cambiati, budget iniziale in estate dato a Danielli e a Cangini pari allo zero, arrivo a Pastore, guarda caso si trovano i soldi per portare anche giocatori importanti, Letizia, Agnelli, quelli che sono arrivati a gennaio. Quindi qualcosa bisognerà chiedersi. Però se tu vai a leggere nella pagina Facebook ufficiale del Rimini, tutti quanti dicono ci hanno trattato male, non ci hanno rispettato, nessuno parla del calcio, guarda quello che ha fatto la società stagione. E la società cosa sta facendo? Vogliamo essere cattivi? La società sta cercando di defilarsi, sta cercando di dire noi ci nascondiamo le nostre colpe perché usiamo la carta della Lega che non ci ha trattato bene. Perché però... se tu vai a guardare l'intervista rilasciata a Rai Sport Giorgio Grassi, lì di vero non c'è nulla. Di vero non c'è nulla, il presidente doveva dire non l'ho sentita e quindi non posso dire nulla, però io Daniele ti dico, alla fine dello scorso campionato il Rimini si è salvato ai playout, lo sappiamo tutti, con la Virtus Vecchia con Verona c'è stato quel bel colpo di coda, tutti contenti, però ti sei salvato ai playout. In questa stagione la situazione è questa, ma io sono convinto, non avendo i conti, i dati alla mano, io sono convinto che in queste due stagioni, anche se questa non è arrivata a conclusione, il Rimini abbia speso probabilmente più di squadre che in realtà si sono salvate con meno affanni. Allora, perché noi sappiamo che nel calcio è importante spendere, ma più importante è spendere bene, perché non è solo una questione puramente matematica. Io ho speso 80 euro, tu ne hai spesi 85, hai una squadra migliore, dipende da come li spendi, Roberto, denari, insomma, ecco, questo è il punto. Roberto, noi sono ormai settimane, penso che siamo stati i primi a dire che Rimini avrebbe rischiato la retrocessione, forse saremmo stati dei menagrami, non credo. Abbiamo sempre comunque valutato le cose per quello che erano e per quelle che sono. Io spero nell'algoritmo di Pastore, che probabilmente potrebbe, se è influente come mi auguro, potrebbe trovare la ciliegina nella torta. Nello stesso tempo consiglio per il futuro al presidente Giorgio Grassi di andare a Firenze con Corinne, perché sicuramente lo guardano con un sorriso migliore, perché è inutile andare là eccetera a proporre cose che poi ovviamente non vengono accettate, ti dicono sì sulla faccia e poi nella schiena ti pugnalano. Perciò se va con una bella ragazza intelligente e sveglia, sicuramente otterrebbe molto di più. Tornando a noi, il Rimini la retrocessione si è riguadagnata sul campo, purtroppo, e lo possono dire tutti. È inutile oggi piangere, come ho ribadito prima, perché sono lacrime di coccodrillo, perché è inutile che tu ti riempi la bocca di puttanate o amenità e invece purtroppo hai sbagliato a muoverti, non hai avuto una coerenza, non hai avuto una linea univoca, hai sempre balbettato e non puoi fare recitare una poesia se balbetti, puoi cantare, perché forse se canti non balbetti, questo almeno nel mondo dello spettacolo succede. Perciò dobbiamo essere obiettivi, sereni, seri. La politica non ha mai dato una mano, l'amministrazione se n'è sempre veramente legata altamente del calcio, come di tanti altri sport, guardiamo la pallavolo,
guardiamo il baseball, eccetera. Tutte parole al vento, ma mai un aiuto concreto, un qualcosa a livello di marketing, il marchio per dire di Rimini Marina, e fare qualcosa per rimediare qualche soldo assieme all'associazione albergatori, all'associazione Bagnini, eccetera. D'accordo, oggi come oggi la situazione è estremamente difficile, ma l'anno scorso poteva intervenire l'amministrazione con varie associazioni, siano esse industriali, siano esse commercianti, con qualche soldo, mica servivano i miliardi. E allora forse oggi si parlerebbe un linguaggio diverso. E il fatto anche che Don Buon Grassi, persona correttissima, onesta, e non posso dire diversamente, abbia rifiutato l'aiuto di alcuni imprenditori, e questo non depone a suo favore, perché almeno con questi imprenditori, che avrebbero comunque, sarebbero stati soci di minoranza, avrebbe potuto confrontarsi. Quindi si è confrontato certamente con gente che non aveva una lira investita, ma che raccontava delle favole. E questo non va bene. Se tu sei un imprenditore, i tuoi collaboratori, i tuoi consiglieri devono essere persone che masticano la politica calcistica. Mi fermo qui, poi andremo avanti dopo. Esatto. E intanto accogliamo nei nostri studi virtuali il tecnico Alessandro Mastronicola. Ciao Ale, grazie di essere intervenuto. Ciao Dani, buonasera a tutti. Ciao ciao. Buonasera mister. Ciao Ale, ti faccio subito rispondere Alessandro, per capire un po' tu come la vedi questa situazione con il Rimini al momento, aspettando ovviamente quello che si deciderà lunedì prossimo, l'8 di giugno, in modo di vedere e di conoscere in città. Ma io ritengo che questa decisione stia scontentando un po' tutti, in modo particolare le ultime della classe, tra cui Rimini, anche perché mi sembra un po' inopportuno con 11 gare a disposizione, visto che poi fino a qualche tempo fa si predicava che il campo doveva essere il giudice supremo di qualsiasi decisione, e così non è stato. Quindi a noi riminesi e a tutti i fluminesi tocca da vicino questa situazione qui, anche perché Rimini ovviamente aveva fatto un mercato di riparazione importante, quindi proprio per giocarsi tutte le chance fino alla fine. Quello che mi sorprende è questa decisione presa così, nel senso che le prime vanno su, le ultime vanno giù, si gioca in play-out e poi chi vuole può fare i play-off. Ecco, mi sembra un po' così, una decisione un po' campata in aria, una decisione così senza senso, nel senso che i meriti sportivi vanno via non ci sono meriti sportivi, per carità, senza nulla togliere a nessuna società, però mi sembra relativo che i playoff possono essere volontari, i playout devono essere obbligatori e le retrocessioni la prendono in quel posto, insomma, le ultime della classe. Bonaccini, il presidente del Carpi, ha detto che secondo lui la Lega Pro non conta nulla, visto che comunque quello che hanno detto e esposto la maggior parte dei presidenti non è stata neppure preso in considerazione. Si è lamentata oggi Limolese dicendo che per seguire le norme della Lega Pro per riscendere in campo per i play-out non riescono a trovare un medico sociale che possa garantire le certificazioni che richiede la Lega Pro. Si sono lamentati i giocatori del Ravenna dicendo che praticamente dovrebbero riprendere a giocare ma non sono tutelati, però allo stesso tempo hanno mandato un messaggio solidale ai giocatori, a tutte le altre squadre coinvolte nei play-out e anche a quelle che in questo momento sono retrocesse come il Rimini, dicendo che era giusto giocare avere tutte quante la possibilità di giocarsi la salvezza. Tu, Alessandro, come tecnico, avresti voluto il del campionato oppure una ripartenza totale, come era avvenuta anche
anche qualche settimana fa, perché si era pensato prima di rigiocare il campionato interamente, quindi le ultime giornate, come dicevi tu, e poi si è scelto semplicemente di giocare la finale di Coppa Italia e i play-off e i play-out. Tu al loro posto cosa avresti fatto e cosa avresti voluto da allenatore? Ma la decisione io credo che sia difficile, io credo che anche chi debba prendere le decisioni in questo momento sia abbastanza in difficoltà, perché comunque sia questo periodo che abbiamo attraversato, che fortunatamente sta per finire, ma comunque sia ancora ci siamo dentro, quindi non è facile prendere decisioni, anche per chi comanda non è facile prendere decisioni, è difficile dire mi sarebbe piaciuto tornare a giocare o meglio non tornare a giocare, è difficile dirlo, e poi io credo che poi ognuno purtroppo tiri l'acqua al suo mulino in base alla posizione di classifica che ha, no? Noi siamo abituati a far così tutti quanti, soprattutto qua in Italia si va sempre per primi ai propri interessi e poi si guarda al vicino di casa, ok? E quindi è relativo, però io capisco, ovviamente ho seguito tutto, no? Dalla Serie A alla Serie C, ho sentito e letto di direttori sportivi, presidenti, giocatori, io credo che nel loro ognuno possa avere delle ragioni, i giocatori hanno delle ragioni, le società hanno altre ragioni, chi vuol far continuare o chi vuol far chiudere ha altre ragioni, è difficile prendere una decisione. Io credo che questa sia la decisione più sbagliata che una potesse prendere, perché se si deve tornare a giocare purtroppo... i protocolli devono essere si devono poter svolgere. Capisco i medici che 10 giorni fa hanno detto che loro non sarebbero mai tornati a accompagnare la squadra, quindi credo che sia veramente complicato, è tutto un sistema complicato. In questi 2 mesi e mezzo avrebbero potuto sistemare più delle cose che invece non hanno fatto, hanno sempre rimandato e non ne vedo il motivo, insomma. Roberto D'Altri, una tua riflessione e anche per te una domanda al tecnico Mastro Nicola. Prego Roberto. No, la riflessione, sai, è chiaro che noi qui parliamo di decidere su un campionato che sul campo non si è concluso. Quindi, come ha detto prima Nicola Binda e come pensiamo tutti, perché tanto lo pensiamo tutti, decidere su un campionato che non è arrivato a conclusione significa che prendi delle decisioni e qualcheduno lasci scontento. Qui forse non si lascia scontento qualcuno, ma si lasciano scontenti molti, e toccando anche quello che riguarda Alessandro, non parliamo della Serie D, dove gli scontenti sono tantissimi. Ma io voglio fare una domanda al Mastro Nicola, allenatore, facendo l'ipotesi, visto che Binda ci ha detto che la Federcalcio sta così cercando di elaborare questo algoritmo misterioso che... non abbiamo capito bene nessuno di noi in che cosa alla fine consisterà, ma nell'ipotesi che Remi debba tornare in campo, io mi chiedo adesso un allenatore da che cosa deve riprendere, perché qui nel caso si dovesse tornare in campo e Remi dovesse tornare in campo a giocarsi un play-out, dovrebbe così ripartire da 3 mesi di sosta e quindi rimotivare i calciatori, trovare una condizione fisica, che mi sembra un lavoro in poco tempo veramente pesantissimo. Quindi io mi chiedo questo, cioè come si farebbe ad affrontare una situazione di questo tipo? Ma non è una situazione facile da gestire, nonostante i giocatori, i ragazzi si siano allenati sempre, chi a casa, chi in giardino, quello io ne sono sicuro che da buon professionisti quali sono tutti, a prescindere di tutta la città che hanno fatto, non è mai lo stesso poi rientrare e dover rimettere in moto comunque una preparazione. È chiaro che non si può pensare a una preparazione che ti permette di fare amichevoli, quindi studiare un piano, quindi devi pensare a una cosa veloce, ma più che veloce nel fisico poi deve essere veloce nella mente, perché tu ieri ti ritrovi che non giochi più e oggi ti ritrovi che magari devi tornare a giocare, mentalmente ti deve scattare qualcosa, e io credo che non è facile per nessuno, per l'allenatore, per il giocatore,
ci sono i contratti di mezzo, non è facile magari anche chi magari è in scadenza di contratto che deve dimostrare per trovare un allungamento di contratto o una nuova sistemazione. Si fa tutto più complicato con le società che sono sempre più in difficoltà, le difficoltà che attraversano tanti lavori, così sta attraversando soprattutto la Serie C, momenti di difficoltà enormi, perché le società, lo sappiamo tutti, le società di Serie C sono rette da industriali più o meno del territorio, no? In riferimento alla Grabo, il presidente ha messo in cassa integrazione tutti i suoi dipendenti, e quindi pensare una cosa, ci siamo resi conto che, e quindi anche gli stessi giocatori che sono dipendenti del presidente Grassi vanno considerati in qualche modo, cioè non si può pensare che il calciatore di Serie C sia un calciatore di Serie A, assolutamente, quindi c'è tutto, è tutto un altro mondo, nonostante siano dei professionisti e come tali si comportano sotto tutti i punti di vista, ma non sono paragonabili minimamente ovviamente alle cifre che girano in Serie A. Alberto Gabellini, se vuoi fare anche tu una riflessione, una domanda da Alessandro. Alessandro è stato esaustivo, anche se diciamo non ha sottolineato da tecnico i gravi errori che ha commesso la società in questi ultimi due anni. E poi il fatto, io lo ribadisco più volte, che all'inizio del campionato il Rimini con una squadra rabberciata è riuscito a fare 12 punti. Quando è stato cambiato l'allenatore, il nuovo allenatore con questa squadra ha fatto 0 punti, mi sembra, Paolo II, e poi è intervenuta questa maxi operazione finanziaria, che mi sembra un decreto di Conte, di 29 operazioni di mercato che hanno cambiato ovviamente il volto di questa squadra, che però alla fine ha fatto 9 punti, perché 12 e 9 fa 21. Perciò a che cosa è servito tutto questo dispendio di energia? Quando non si è voluto investire a luglio, ad agosto, essere partiti con un ritardo enorme e cambiare di nuovo tutto, cioè sono secondo me stati fatti degli errori di valutazione privi di un programma, privi di una situazione che doveva essere analizzata e portata a termine in maniera completamente diversa. Poi possiamo, ripeto, piangere sul latte versato, però il colpevole è quello che ammonta la mucca sbagliata. Quindi Ale, sostanzialmente ci sono stati degli errori, sì o no, dal punto di vista tecnico? Ma sicuramente, una squadra che è ultima in classifica, sicuramente ha commesso degli errori. Io gli errori, come dico sempre, ma non lo dico per farmi compiacere, gli errori si commettono tutti, quindi sicuramente è stato commesso gli errori, società, staff, che sia tecnico, sia dirigenziale, fino ai giocatori. Quando le cose non vanno bene è inutile additare una sola persona. Chiaramente una squadra ultima in classifica, sicuramente le cose non sono andate bene, assolutamente, ok? Poi magari alcune partite Rimini poteva fare quel qualcosa in più, però poi quello che viene fuori, quello che è emerso, sono state più le partite e più gli errori che altro. La classifica, secondo me, a mio modo di vedere, è sempre veritiera di quello che si fa dal campo alla gestione della squadra. Gennaio è stato un mercato importante per Rimini, è chiaro che prima di arrivare a gennaio sono stati commessi altri errori, e quindi si è cercato di correre ai ripari, a mio modo di vedere giustamente, perché una società che commette errori e continua a commetterli anche a gennaio, probabilmente
o non interessa nulla della società, e non credo sia così, o ha altri motivi per non farlo. Invece si è intervenuto corposamente, quindi dispendi di risorse, di energie, insomma non era facile secondo me fare tutte quelle operazioni di mercato per consegnare a un allenatore o una squadra. È chiaro che stiamo parlando di niente, perché poi realmente Rimini non sappiamo cosa avrebbe potuto fare. È chiaro che io da tifoso dico che se la sarebbe giocata fino alla fine, però non lo sappiamo. Proprio per questo dico che le decisioni presa oggi o presa qualche giorno fa di far retrocedere a tavolino l'ultima in classifica mi sembra un po' azzardata, proprio perché società, forse Rimini è stata la società che ha operato più attivamente nel mercato di riparazione, si ritrova praticamente ad avere investito senza a ricevere in cambio nulla, insomma. Però Antonio, il problema è semplice: perché investire a gennaio e non investire qualcosina? Bastavano 2 o 3 giocatori in più a luglio e agosto. Siamo andati in ritiro con una settimana di ritardo e ogni giorno cambiavano giocatori, proprio perché le scelte non erano state fatte con un programma. Quindi io non do la colpa né a Pastore, anzi spero che Pastore possa riuscire, viste le sue entrature federali, a far comprendere che sarebbe una tragedia far retrocedere i Rimini. Comunque, indipendentemente da questo, però bisogna essere anche obiettivi, che gli errori sono iniziati da quando furono accettate le dimissioni di Luca, il primo allenatore sicuramente era uomo capace, eccetera, però era troppo solo. Quindi quando tu lasci un uomo solo al comando, che non si sente la società dietro, non si sente protetto, e poi accetti le dimissioni, e dopo è stato un tourbillon di sciocchezze, di algoritmi sbagliati. Speriamo che la federazione non sbagli algoritmo. Ale, ho due curiosità da parte di Corin, legate anche alla tua inizi in quel di Savignano. Corin, correggimi se sbaglio, prego, ti lascio la parola. Sì, appunto, so che da poco hai iniziato ad allenare la Savignanese, poi dopo è scoppiata la pandemia e il resto lo conosciamo, però comunque avrai un'opinione su questa squadra, come ti è sembrata? No, io certo che ho un'opinione, ho lavorato poco con i ragazzi, ma credo di conoscerli a memoria, anche se ho lavorato con loro fondamentalmente per 5 settimane. È una squadra che andava rivitalizzata sotto il profilo mentale, sotto il profilo atletico, sotto il profilo della personalità. Io non ho fatto altro che imporre la mia idea nel più breve tempo possibile. Non è una cosa semplice. Una squadra, diversi ragazzi abituati allo stesso ambiente per tanti anni, o sono ragazzi intelligenti che subito hanno nella mentalità di cambiare e stravolgere il loro lavoro, e quindi comunque credere in chi ti propone dei certi tipi di lavori, che poi non è che sono lavori chissà, no? Sono lavori più lavorato molto mentalmente, quindi io ho trovato questi tipi di ragazzi che avevano avuto, diciamo così, una bastonata senza rendersi conto, e ho visto gente che era pronta a reagire nel modo di lavorare, nel modo di pensare, nel modo di ragionare sia durante la settimana per arrivare alla domenica. Questa è la cosa che mi dispiace di più, perché praticamente ho lavorato poco, però in quel poco che ho lavorato ho visto effettivamente i ragazzi che cominciavano a reagire ai miei input, anche alle mie, come posso dire, no? Prese di posizione su determinate cose, li vedevo rispondere pian piano alle mie esigenze. E questo mi dispiace che sia durato così poco, insomma. Corin, un'altra curiosità? No, Dani, io sono a posto, passo la palla a te. Perfetto. Allora, Ale, intanto grazie di essere intervenuto in una serata così delicata, dove appunto grazie c'era da affrontare un po' un discorso legato alla situazione
Rimini, poi noi ci sentiamo per un'altra diretta con te per capire meglio anche altre situazioni. Vedremo appunto anche di poter commentare il verdetto che ci sarà poi definitivo, immagino, lunedì prossimo 8 di giugno. Cerchiamo magari di portare un po' di speranza, anche se stanno sempre di più abbassando. Speriamo, bene, incrociamo le dita, dai. Diciamo che si potrebbe fare di meglio, diciamo che... già per dire... ti rubo un secondo solamente per quanto riguarda la Serie D e poi ovviamente legata anche alla Serie C. In eccellenza i comitati regionali stanno bloccando le retrocessioni, okay? Quindi sì, anche i campionati di eccellenza si allargherebbe il numero dei partecipanti, ok? Ecco, non vedo il motivo per cui non farlo in C, per cui non farlo in D, per cui non farlo in B, creare, visto che comunque questo è un anno straordinario per effettivamente una causa di forza maggiore, non vedo perché non strutturare una stagione straordinaria con delle regole certe, sicure per qualsiasi categoria, e assolutamente anche determinare già delle regole per l'anno successivo. Ancora abbiamo del tempo per strutturare bene il nostro calcio, se effettivamente vogliamo strutturarlo, anche se poi ognuno pensa a sé, come la Serie A pensa solo alla Serie A, allora il resto continueremo a essere così e poi ogni anno ci chiederemo sempre le stesse cose, fondamentalmente. È detto bene, perché poi, avendo parlato anche con chi è vicino a Braiati in Romagna, dovrebbero bloccare le retrocessioni e poi stanno vedendo un po' come allargare i gironi nella prossima stagione. Si sta parlando davvero per un discorso che potrebbe portare un calcio locale ad essere molto molto interessante, a salvaguardarlo. Può essere un assist anche per la Serie C, Ale, nel prossimo di poter raccontare davvero qualcosa di positivo. Intanto grazie di essere intervenuto questa sera, Ale. Come sempre, un abbraccio forte. Un abbraccio. E poi ti aspettiamo in studio. Spero presto. Ciao Ale. Grazie. Ciao, Dani, grazie. Ciao a tutti, ragazzi. Salute. Ciao, buona serata. Salute. Daniele, chi era quel vecchietto che stava il presidente nel filmato di repertorio che ho visto? Quello con quella coppola. Io Matteo. Fortuna che non ti sento. Lo devo prendere. Matteo è andato a scegliere, con tutti i servizi che c'erano, proprio l'intervista che io faccio a Grassi dopo la vittoria della Supercoppa, che tra l'altro è stato l'anno di Mastro Nicola. Tu prima parlavi di salvaguardia degli allenatori da parte della società. Alessandro, se non era per i calciatori che tutti quanti in blocco l'hanno salvaguardato, avrebbe già perso il posto per colpa di Grassi quella stagione lì. Poi Alessandro fece un capolavoro strepitoso. Sai che stavo pensando che non gliel'abbiamo detto a lui, ma Mastro Nicola detiene un record, perché è l'ultimo allenatore del Rimini ad aver iniziato e concluso la stagione sulla panchina del Rimini. Vincente. Sì. Vincente, l'anno del triplete, che ha vinto Supercoppa, no, Coppa e campionato. A parte Vincente, ma è stato l'allenatore dalla prima all'ultima giornata. Cosa che dopo a quelli dopo di lui non è capitata, insomma. Dei miracoli non si ripetono. Ripeto. Per quello. Allora, stiamo per raccogliere... Dimmi. Si chiama Speranza, però bisogna che cambiamo Corin, perché Rimini gli serve la Speranza. Io ho un'amica che si chiama Speranza, ha 74 anni, però parla un italiano perfetto. Quindi, vedi tu. Va bene. Senti, dopo attendiamo Nicola Di Bitonto che sta per entrare, e dopo facciamo un riepilogo finale, perché concludiamo questa puntata con l'argomento Rimini, in base anche a quello che ci ha detto Nicola Binda, perché voglio fare un po' di calcoli con voi. Intanto attendiamo per l'appunto Nicola Di Bitonto. Io ti sento molto male. Lo so, stasera ho problemi di connessione qui a casa mia. Abito tra le montagne, quindi può capitare. Salutiamo anche Giorgio. Se troviamo un ingaggio, mi trasferisco definitivamente a Rimini, perché credo che sia arrivato l'ora di trasferirmi.
Sì. Ti aspettiamo qua. Ti saluta intanto Roberto Gabellini, Giorgio Screpis. Sì, ho letto infatti un sacco di messaggi da Giorgio Screpis. Vai, leggi, dai, dai. Ciao a tutti ragazzi, complimenti per la trasmissione, un saluto particolare al grande mister Antonioli, un abbraccio. Poi fare i complimenti sia a Gabellini che all'altro Roberto, quindi ci sta seguendo. Roberto, volevo dire che Giorgio si è dato alla bicicletta e alle camminate, lo vedo straattivo sia in bicicletta che nelle camminate, è diventato un atleta vero, Giorgio. Bello questo. In casa mia vedo bene Gabellini, bene Corin, bene la mia faccia, a te ti vedo tra le nuvole, come se fossi volato in paradiso. Non so se è il computer di casa mia. Tu Corin come lo vedi? Lo vedi ad altri o vedi le nuvole? No, io lo vedo. Cioè io, quello che è volato in mezzo alle nuvole? Lo vedi? Io vedo. Vabbè, ma forse scusate, tanto voi le mie mani non le vedete, le metto un attimo sotto il tavolo le mie mani, tanto voi non le vedete. Allora, È entrato Nicola Di Bitonto, ve lo presento. Andiamo a salutare Nicola, che ve lo presento. Ciao Nick, benvenuto. Ciao, grazie. Ciao Nicola. Buonasera a tutti presenti. Buonasera. Ciao. Salve. Buonasera a te. Piacere mio. Guarda Nicola, ho due domande belle che ti faccio fare dalla ragazza, così non mi guardi male. Corin, vai pure. Allora, la prima facilissima. Innanzitutto benvenuto. Grazie. Allora, volevo sapere qual era il ricordo più bello di quando giocavi al Cagliari. Beh, sicuramente il primo maggio del 1990. Lo ricordo benissimo perché è stato il mio compleanno e l'esordio in Serie A. Quindi di questo è il massimo. Tanta roba. Sì, prego, questo è difficilissimo, preparati. Alla miseria. No, più che altro è difficile per me per le pronunce, però ce la posso fare. Allora, immagino. Secondo te è più forte la coppia d'attacco Francesco Linfonseca o Delibaldesso Oliveira? Bella. Dai, non ridere. Questo è un colpo basso, perché devo rinunciare a due miei amici. Allora, Francescoli e Fonseca era la classe contro l'agilità, il gesto felino, perché Daniel era immenso negli spazi, Francescoli illuminava. Beh, allora, Oliveira e Deli Valdés, allora, Deli era un po' più statico, quindi più forte fisicamente, no, adesso mi fate piangere se mettete anche questo, mi fate emozionare adesso così, mentre Oliveira era estroso, però dai, gli ultimi due mi possono perdonare, quindi scelgo la prima coppia, dai. Benissimo. Bene. Degli uruguaggi. Allora, invece qui dove eravamo? Che sta mandando Matteo. Questo è l'esordio che avevo detto, ancora col vecchio, col retropassaggio che si poteva prendere la palla con le mani. La cosa più bella è che c'erano solamente 43.000 spettatori paganti. Tutto qua. Beh. Santelia. E poi voi eravate ritornati in Serie A. Questo qui era il primo anno della Serie A. Questo era il primo anno della Serie A, il girone d'andata, e eravamo ultimi o penultimi, quindi eravamo già retrocessi. Però la magia di quella città è unica, anzi di quella regione, perché dovete sapere che Cagliari non è solo Cagliari, ma è tutta la regione. Questo che mi ha fatto gol è Fabio Lupo, attuale direttore sportivo del Venezia. Sì, è giocato anche quindi, parte all'Ancona. Questo è Stefano Mobili che ha pareggiato, è stato anche l'ho avuto come allenatore a Bari, immaginate un po' come la vita calcistica. Questo che è andato a contrasto è Soda. Ex tanta roba, ex allenatore dello Spezia, ex giocatore della Lazio in Serie A. Perfetto, giusto. Tutto così. E il portiere avversario era Pino Alberga, che è stato il mio preparatore dei portieri a Bari quando avevo 38 anni. Quindi tutto qua. Quindi c'è una concentrazione di tutto di più in questa partita. È vero, Giuseppe Alberga aveva fatto per un periodo anche il titolare a Bappo Furcato, che arrivò. Daniele, ti sento male? No, dico, giocò anche una parte.
una parte di partite titolari sì. Alberga, poi Cavalcato quando arrivò Fontana, credo, a Bari, che ha giocato anche da queste parti a Cesena. Sì, certo, certo. Lui dice Sena. Lui dice Sena, se non mi sbaglio, Fontana, o sbaglio, oppure sposato con una ragazza, ricordo qualcosa, era cognato di Sebastiano Rossi, se non erro, c'era un legame di parentela, sì, ricordo vagamente. Sì. Fontana è di Cervia, esattamente. Comunque, ecco, ricordo bene. Ricordo bene. Avevano sposato lui e Rossi le due figlie di Sidio Corradi. Lo ricordate, vero? Sidio Corradi? Bravo. Io no, personalmente no, non ricordo. Però vecchio attaccante del Genoa di molti anni fa. Non ricordo. Sì. Questo attuale allenatore della Sampdoria. Ranieri. Che ricordi. Stiamo aprendo una finestra anche con te, perché questa è la Serie A del calcio antico, quello che io amo di più, insieme anche alla Serie C, che tu hai vissuto da protagonista. E poi ieri ne parlavo con te, quanto manchi in questo momento una categoria così netto, che una volta era la C2. Volevo farti come prima domanda questa, in questa serata: quanto è cambiato la Serie C attuale rispetto alla Serie C quella che hai giocato una volta da protagonista? Allora, modo di vedere. Allora, da premettere, la differenza sicuramente è l'età media. Prima c'era un'età media molto più alta. Questo è Gianfranco Mattioli, il capitano, la bandiera dell'isola. Lui è nato a Oristano, o Vodda precisamente, grande persona. Quindi dicevo, la differenza della Lega Pro è, allora, Lega Pro adesso è Serie C prima. Prima era un'età media più alta, e quindi giocava chi meritava. Adesso invece si è abbassata la media, in quanto c'è il contributo della Lega, queste cose, e quindi automaticamente il livello si è abbassato, perché non giocano i più bravi, ma giocano chi è più giovane. E quindi questo va a discapito anche dello spettacolo. Mi trovo assolutamente d'accordo su questo. Secondo te è stata un po' una stupidaggine, passami l'espressione, togliere la cosiddetta C2? Perché il salto dalla Serie D alla Serie C, soprattutto per una squadra che arriva appunto dalla Serie D, mi sembra troppo elevato, e vediamo che molte squadre fanno fatica a resistere, a mantenere la categoria. Ovviamente sì, Daniele, ma certo. Questo qui era sempre stato l'ultimo anno di Cagliari, questa era la, se non mi sbaglio, la seconda o la terza partita consecutiva. E quel periodo, nel mio piccolo, anche se ho giocato poco, ho fatto 315 minuti di imbattibilità, un bel ricordo di questo periodo. Beh, insomma. Molto. Abbiamo scelto apposta queste partite qui. Cavolo, tanta roba questa non dire poi che non solito... bene. No, assolutamente, no, se non mi permettere mai. Ma la cosa bella è che poi sono ritornato a Bari a giocare dopo 9 anni di C1, e poi dopo mi ha preso il Bari, quindi ho fatto il secondo, il titolare era Gillette, quindi un grandissimo portiere. Tanta roba, Gillette, belga. Ieri era il suo compleanno. Questa è Fontana, il portiere. Esatto, Alberto Fontana, che ha fatto tantissime presenze. Volevo chiederti, Jimmy, per quanto riguarda Nicola, noi a Rimini abbiamo come direttore sportivo Ivano Pastore, che tu hai conosciuto all'epoca di Taranto. Quanti anni avete giocato assieme? Un anno, abbiamo fatto il primo anno 2001-2002 insieme, pensate cos'è, come la vita. Lui, eravamo seduti anche accanto sul pullman, avevamo sempre gli stessi posti, poi i giocatori, sappiamo, sono un po' scaramantici, e noi eravamo seduti sempre agli stessi posti, anche se adesso come tecnico, io dico sempre che quando vedo un mio portiere che scaramantico mi incavolo, perché vi dico che lì, se la scaramanzia è la virtù dei mediocri, non dovete far così perché vi limita, però sinceramente ero scaramantico su tutto e per tutto, ero 21 anni di campo, era una cosa incredibile. Però spesso uno deve sbagliare per capire certe cose. Stiamo dicendo quindi con Ivano, sì, abbiamo giocato a Taranto un anno,
lui con me si è comportato male il secondo anno, perché poi lui è andato a Catanzaro, in un Taranto Catanzaro, mi ha fatto gol al 95esimo, se non si è comportato bene. Abbiamo perso 1-0 quella partita. Ma questo è... com'era come... Questo è Tabárez. Questo è Tabárez. Il maestro, sì. Tabárez. Io ho avuto la fortuna nei 5 anni di Cagliari di avere grandi allenatori, grandi. Su questo sono contento, veramente, perché proprio come esperienza di vita. Scusa se faccio il salto, però ho rivisto il mister. Anche il mister, allora, io ho avuto il primo anno Ranieri, secondo anno già iniziato, poi no, Giacomini. Poi Giacomini è stato esonerato, è arrivato Mazzone, siamo stati 2 anni e ci ha portato in Coppa UEFA. Poi ha iniziato Radice in Coppa, è stato esonerato, poi è venuto Bruno Giorgi, la buon'anima, e poi come ultimo anno Tabárez. E in tutto questo ho avuto anche un grande preparatore, che era con Giorgi, prima dei portieri parlo, Adriano Bardin, che è stato anche in nazionale, ha seguito Trapattoni in Portogallo, in nazionale, in Germania. Un uomo fantastico, un uomo eccezionale, soprattutto un grandissimo preparatore. Quindi, tornando a noi, scusatemi se io faccio questi salti, però visto approfitto mi fate sognare, quindi a me piace tornare indietro. Tu fammi sognare a me, perché io rivivo quei momenti quando tu giocavi con Deli Valdés, Olivera, Francescoli, che è il maestro del calcio uruguagio, che li ha visti all'opera anche nei mondiali, stiamo parlando di tanta roba. Il tuo Cagliari arrivò in finale di Coppa UEFA con l'Inter, 3-2 all'andata, gol di Pancaro al 95esimo, 3-0 avevate perso i ritorni in semifinale, però quell'anno fu un anno eccezionale per il Cagliari, insomma. Ma guarda, nei 5 anni è stato fantastico. Io dopo lo scudetto penso che sia stato il miglior periodo per il Cagliari. Io dico sì, quei 5 anni è stato meraviglioso. È stato bello perché ottenevamo risultati, avevamo grandi allenatori, poi dopo noi siamo passati da una gestione familiare, la famiglia Orru, poi siamo passati a Massimo Cellino, attuale padrone del Brescia. Quindi fatto 5 anni meravigliosi, cioè 5 anni, credetemi, io, cioè, è da premettere che io, allora, nel 90, quindi ho fatto il mio primo anno di A, io 4 anni prima giocavo in Interregionale, quindi potete immaginare la mia vita come è cambiata in tutto e per tutto, e poi nel 93 ho avuto la fortuna di vivere anche l'esperienza di Coppa UEFA. Non ho mai giocato, per fortuna, perché lì mi becca un coccolone sicuro, un infarto lo prendevo sempre, me lo posso garantire. No. Però poi anche i grandi portieri in avanti, la mia è stato in Milan, sia Fiori che Yelpo, sono arrivati tutti e due a fare i secondi e terzi. Allora, primo era Yelpo, non si faceva mai male, era bravissimo, infatti non peraltro dopo 2 anni è andato al Milan. È arrivato Fiori, lui viene da un'esperienza della Lazio, mi auguro che possa avere qualche defiance. È stato 3 anni, è stato favoloso. Io quelle poche partite, perché quando si facevano male, così. Pensate un po' come la vita. Scusa, quando io sono andato via da Cagliari, quindi, mi ha sostituito Beniamino Abate. Morale della favola, quell'anno Valerio Fiori si frattura un dito. Abate ha giocato 21 partite, questa è vera sfiga. Sono le cose belle del calcio. Pastore, com'era come giocatore? Allora, Ivano non era un grosso atleta, non gli piaceva correre, però aveva dei piedi famosi, era un centrocampista di qualità, nonostante giocasse avanti alla difesa, aveva dei piedi meravigliosi, giocava veramente bene, tecnica, aveva una visione di gioco perfetta, era un po' lento, però era favoloso. Bel giocatore, ripeto, però si è comportato male perché mi ha fatto gol in quella partita. Vabbè, però dai, posso perdonarlo, può capitare. Io non lo perdonerei. No, ma io sono abituato, anche perché io ci scherzo. Quando incontro qualche ex giocatore, spesso mi chiedo, hai fatto gol? No, ma
sei stato uno dei pochi, perché ormai sono abituato, la nostra vita è prendere gol, quindi ormai basta, e fa parte della vita normale di un portiere. Ci mancherebbe. Allora, Roberto Gabellini, hai sentito la descrizione su Pastore come giocatore? Non era male, speriamo che non sia male neanche come direttore sportivo, Gabellini. Ti dico, l'ambasciatore l'ho conosciuto poco, quello che ha detto Nicola è esaustivo, insomma, non era un fenomeno, però è un giocatore che a livello semi-pro, allora penso la Serie C fosse semi-pro e poteva starci, ed è rimasto anche oggi il direttore sportivo di una società di Serie C. Speriamo che riesca ad estrapolare un algoritmo importante per salvare il Rimini, visto che ha fatto tante di quelle operazioni a gennaio, 29 movimenti che avrebbero potuto consentire sicuramente a Rimini di salvarsi sul campo. Poi sì, nell'anno bisestile ne succedono di tutti i colori, e questo veramente è uno dei peggiori che io ricordi, a livello sia non solo sportivo agonistico, ma soprattutto per il paese. Veramente una cosa incredibile, però dobbiamo guardare avanti, essere positivi, e certamente ci starebbe una sanatoria complessiva, dire nessuna retrocessione, e vediamo come ripartire, magari a settembre per completare il campionato. Il prossimo partirà a gennaio e finirà a luglio, sarebbe la cosa più obiettiva, però sappiamo bene come nel tempio dei Soloni della Federazione Italiana Gioco Calcio si guardino altre cose più che la correttezza e la linearità di un torneo. Questa è la mia opinione, ovviamente, però penso che in molti possano essere d'accordo. Vi ho fatto un po' rilassare anche con Nicola, perché comunque stasera tra un po' Alessandro Mastronicola, che è stato allenatore del Rimini, dovevamo capire anche dal punto di vista tecnico. È stata molto intelligente la domanda di Roberto Dalti, quello di capire come potessero rientrare in campo dopo due mesi di sosta. Poi quello che ci ha detto anche Nicola Binda, in base anche all'interpretazione dell'algoritmo, che è l'ultima cosa che è venuta fuori venerdì, delle dichiarazioni tra l'altro su Sky del presidente della FGC Gravina. E poi volevamo un attimo rilassarci per capire anche con Nicola qualche curiosità inerente anche a qualche personaggio che adesso è presente nella società come Ivano Pastore. Nicola, ti volevo chiedere, quando tu praticavi la Serie C, c'erano tutte queste difficoltà che vediamo anche oggi nella Serie C attuale? Beh, diciamo che c'era qualche società ballerina, possiamo, anche perché l'ho vissuta poi di persona anche a Taranto questa, quindi purtroppo. Anche se è stata l'unica volta dove veramente ho vissuto un anno di inferno. Io ho fatto la mia carriera, ho fatto un po' di tutte le categorie. Ho fatto 5 anni di A, 2 di B, 9 di C1, 4 di C2, 2 di interregionale e 1 e una di promozione. Mi manca l'eccellente perché prima non c'era, quindi ho fatto tutte le fatte. E l'unico anno dove ho avuto grossi problemi è stato il terzo anno a Taranto. È stato il terzo anno dove si è conclusa la stagione con una retrocessione meritata, perché ovviamente così, ma una società assente. Stessa proprietà con l'Ancona, quindi siamo falliti in due, noi e l'Ancona. Quindi così. Però capitava raramente. Perché? Perché prima sì, i pagamenti venivano dilazionati, i pagamenti, quindi era un po' più flessibile. Adesso, a mio avviso giustamente, e quindi ci sono tutti i pagamenti con i bonifici, e di conseguenza le società sono costrette a rispettare gli impegni. Allora, così. Però il mio problema è sempre un altro, però noi ogni anno notiamo, ci sono tante società in difficoltà, adesso si parla di una riforma che si rifaranno fra due anni. Io credo che il problema si possa risolvere, almeno credo, in un modo molto semplice, come dando delle regole chiare, piccole ma precise. Per esempio, parliamo delle fiduzioni. Io penso che sia la cosa più giusta, perché per partire una stagione
ci vuole una fiduzione da parte della proprietà. Bisogna togliere quelle assicurative, bisogna mettere quelle bancarie, quindi dove sta realmente i soldi. Di conseguenza, se uno non vuole pagare, automaticamente si prende i soldi là. Smetti un salary cap e si risolverebbe. Molte società, credo, cioè molti presidenti furbini, non si avvicinano al calcio. Io credo che sia questo. Poi dopo, forse, essendo stato sempre un uomo di campo, probabilmente mi mancano certe prospettive che non so, però io credo che questa sia la soluzione più giusta. Però speriamo che si arriverà. Allora, mi trovi d'accordo che comunque anni è tutto un caos, sia a livello di partenza, arrivare appunto a quello che stiamo vivendo in questo momento per prendere una decisione finale. Roberto Dalti, non so se hai qualche curiosità da chiedere anche tu per quanto riguarda Nicola Di Bitonto. So che sei un appassionato storico anche tu, Roberto. Ne avrei tantissime. Non esageriamo. Io se posso gli faccio una domanda tripla. Vado? Vai. Allora, intanto ha parlato delle difficoltà di Taranto, che era la stessa proprietà dell'Ancona, ma era per caso Pieroni il proprietario? Sì. Germano Pieroni. Ecco. No, perché è passato anche in Romagna e ha lasciato i suoi segni anche qui. Sta per tornare all'Ancona, ieri c'è stata la rivolta del tifo dorico. Chiudiamo il capitolo Pieroni, che forse è meglio che passiamo oltre. No, io ho due cose da chiedere a Nicola. Vai. Sul Cagliari. Allora, intanto Enzo Francescoli, quando arrivò a Cagliari, era già un giocatore di livello mondiale. Sì. E tra l'altro è rimasto a Cagliari molti anni, adesso io non mi ricordo quanti esattamente, e quindi quello che io gli chiedo è questo. Poi dopo gli faccio una brevissima domanda anche su Mazzone. Cioè, quello che chiedo a Nicola è questo: lui è rimasto così tanto a Cagliari, immagino per una sua scelta, cioè voleva rimanere, perché mi sembra strano che non gli siano capitate anche occasioni, magari anche dal Sud America, perché insomma Francesco è stato un giocatore veramente di un livello altissimo. Poi fermati un attimo, va bene. Francesco li rimase due anni, poi andò al Torino a giocare con Aguilera. A Torino, bravo. Ah, ok. Mi sembrava fosse rimasto di più, no, sinceramente. No, è lui arrivava dal Marsiglia. Ah. Allora mi ricordavo male io. No. Vai. No, allora. Io vorrei chiedere a Nicola l'ultima cosa, è questa qui, su Mazzone. Ecco, se ce lo racconta un po' il Mazzone negli spogliatoi, perché noi abbiamo conosciuto, io credo che Mazzone sia stato il personaggio in assoluto più bello del calcio, nessuno potrà mai arrivare a Mazzone, però ecco, il Mazzone negli spogliatoi, com'era? Allora, prima ti rispondo per Enzo, per Flaco. Allora, sì. Se per caso parlate con qualche giocatore che ha la fortuna di andare a Cagliari, tutti vogliono restare a vivere in quell'isola, perché è un'isola felice, nel senso c'è il mare meraviglioso, c'è tre quarti dell'anno il tempo è bello, c'è spesso vento, l'unico nero, però si vive sui chioschi sul mare, quindi anche d'inverno loro mettono dei teli e quindi uno va a pranzo là, e poi c'è la gente. Voi immaginate, io ho fatto dal 90 al 95, adesso siamo nel 2020, io, i miei amici, non uscivo con i giocatori spesso, uscivo con la gente del posto, ma la cosa incredibile, sapete qual è? Che a distanza di tanti anni io mi sento regolarmente con loro, mi sento tuttora, io mi sono sposato e sono venuto al mio matrimonio, ogni occasione è buona, per incontrarci, ed è la cosa, ecco perché è la grandezza della gente. E poi si vive a dimensione 2, è uno spettacolo come città. Quindi tornando a Mazzone era duro, era tosto, mamma mia. Poi con noi giovani era un martello vivente, non ci faceva respirare con quello e c'era il suo vice, che lo vediamo tra poco in questa scena perché l'ho visto bene, Menechini. Mamma mia, sì. Leo,
poveretto, cosa passava? Mamma mia, era così impressionante. Era quel poveretto, veniva da noi e diceva: vi prego, non fate casino, questo se la prende con me. Però vi racconto una scena bella di Mazzo. Con noi era molto duro, io con lui ho giocato solo una partita, l'ultima partita contro la Lazio, perché era in ballo la qualificazione in UEFA. E mi ricordo, cioè, con noi era sempre duro, e quindi a fine anno mi disse: oh, adibito, perché credo sei classico romano, oh, adibito, devi mettere la testa a posto, tu ridi troppo per me. E mister, ma io sono così, io sono una persona che mi piace fare gruppo. No, tu ridi troppo, specie prima della partita, mi innervosisci. Questo era a fine campionato, noi il Cagliari organizzava queste mini tournée e facevamo tutte nel nord Sardegna, e quindi stavamo 4-5 giorni fuori tutta la squadra. Allora lui, che era un martello, voleva che mangiassimo bene, così ogni sera al bar con lui diceva: bevi la birra. E io dicevo: mister, non bevo la birra, io se non mi piace bevo la Coca-Cola. No, devi bere la birra, devi bere. ecco sei il Mazzone. Ma la cosa più incredibile è che dopo tanti anni io vado all'Ascoli, io giocavo nell'Andria, avevo vinto il campionato C1B e quindi volevo giocarmi le mie chance in B. Allora mi chiama l'Ascoli, allora il mio ex procuratore, nonché anche vostro paesano, Paolo Conti, anzi lui è di Riccione, sì. Riccione, è stato il mio procuratore storico, mi dice: Nicola, guardate, allora Nicola, c'è l'Ascoli che ci vuole parlare. E io dico: senti Paolo, non ci voglio andare, voglio, tanto io sto qua, gioco a 7 km da casa mia, che me frega. Ma dico: per educazione andiamo ad Ascoli, prima c'era il mercato a ottobre, e niente, sì. Quindi facciamo la trattativa e io dico: Paolo, non voglio venire qua. Ma no Nicola, dai, parliamo. Allora lui fa una richiesta abbastanza su, con tutti il vitto, alloggio, ma ha messo di tutto di più del contratto. Quelli, senza dire niente: ok, va bene. Io non volevo andare. Se mi guarda, Nico, dobbiamo firmare. Come dobbiamo firmare? Paolo, io non voglio venire. No, no, Nico, devi firmare. Mentre firmo il contratto, sapete cosa mi dice? Se si è di Bitondo, lei ha uno sponsor che Ascoli. Lo guardo. In che senso? Lei mi poteva chiedere tutto quello che voleva, tutto. Lei deve essere il portiere dell'Ascoli. Sapete, allora, il presidente Benigni è con suocero di Mazzone e aveva detto: dovete prendere Di Pitondo. Vedete com'è la vita, sei il personaggio di Mazzone. Vedete un po' com'è. A Cagliari mi ammazzava sempre. È stato il mio sponsor. A me come tanti ragazzini del resto, quindi. Perché noi eravamo allegri, spensierati, giovani, senza problemi. E lui si arrabbiava, perché era così. Lui è un burbero, ma vi posso garantire che c'ha un cuore grande. Nicola, posso farle una domanda? Sì. Quando viene a Rimini ad allenare il Rimini? Non dipende da me. Se volete, io sono fermo. Se Ivano vuole, non c'è problema. Vabbè, è 28, facciamo la 29esima operazione. No, la conosci bene, avendo avuto Conti del tuo procuratore, quindi sai che qua non si sta male. Sì, è una bella zona. Poi ho anche un altro grandissimo amico, Gianluca Gaudenzi, Toro Scatenato. Anche lui mi sento spesso, mi sento da Gianluca, persona grande, immensa. Va bene, ragazzi. Ex attaccante. Sì. No, centrocampista. No. Ex centrocampista? Sì. No, mi pareva, mi ricordavo attaccante. No, ricordo male. Partiva dal centrocampo, però poi andava avanti. Ha fatto anche tanti gol. Lui è stato Milan, col Milan stellare di Arrigo Sacchi, ha vinto la Coppa Intercontinentale, poi è venuto a Cagliari, poi ha fatto Pescara, è un giocatore importante. Lo ricordo. Poi a Rimini, dicevo, è stato bravo perché era piccolo ma veloce, aveva un colpo d'occhio un po' alla Paolo Rossi, che sapeva infilarsi, incunearsi, agilissimo. Poi un bravo ragazzo. Sì, fantastico. Assolutamente sì. Noi stavamo spesso insieme, ecco perché la sera facciamo sempre gruppo. Lui era, cioè noi eravamo
dovete sapere che in quel periodo noi eravamo tanti scapoli, quindi tutti i ragazzini, quindi facevamo molto gruppo insieme. Stavamo spesso pure con lui che era single, quindi andavamo spesso a casa sua, ci vediamo spesso. A Cagliari Bobogori non l'hai mai avuto, vero? No. Se, nel tuo periodo. No. Io l'ho fatto dal 90 al 95. È stato prima. Sì. Si può chiedere un'altra piccolissima curiosità a Nicola? Vai, che dopo torniamo a parlare di... Vai, prego, Roby. L'ultima prego. Cosa, e poi non chiedo più niente. Cioè, in che lingua vi parlava Tabare? O parlava già un buon italiano? No, il professore parlava... Allora, lui e il suo staff parlavano italiano. Ah, beh, allora niente. Loro sono arrivati, cioè non benissimo, però era un misto. Però si facevano capire, sì. Okay. Poi il professore era preciso, molto. Okay. Molto preciso. Nico, ci verrà a ritrovare, vero? Me lo prometti? Se volete, con molto piacere, è stato molto piacevole. Ah no, se tu abitavi a Rimini ti avrei già preso come opinionista fisso, solo che io sono a Rimini. Tu adesso dov'è che abiti? A Foggia? Dov'è che stai? Barletta. A Barletta, quindi Barletta che ha fatto la Serie B. Sì. Ha fatto la Serie B, D'Altri ha fatto la Serie B, Barletta, te lo ricordi? Sì, sì. No. Sapevo, D'Altri. No. D'Altri, stasera tu non ti ricordi. Ha fatto siamo stati 4 anni in B. No, non me lo ricordo, ma in che periodo? Perché così... 89-90, 88-89. Poi 89-90, no. 90-91, 91-92, 4 anni. Non lo ricordavo. Pensa, Roberto, lui ha fatto una Serie B storica perché c'erano due piazze, sì, come Barletta e Licata. Penso che siano state due piazze, vabbè, che hanno conosciuto la Serie B in quel periodo lì. Io in quegli anni pensavo solo al Milan, Daniele, quindi... No, vabbè, in Serie A il Milan è di top, però ad esempio, Beccalossi da Milano andò a giocare gli ultimi anni di carriera a Barletta, Beccalossi. Ah, sì. Scarnecchia. È stato al Milan è stato anche Scarnecchia, sì, Giovanni. Viola, Magno Cavallo, non ricordo. Guerini, giocatori importanti. Perché c'era una proprietà molto forte. Ormai quei presidenti non esistono più. Bello. padrone. Che poi Nicola, D'Altri me le tira fuori. Voi avete fatto anche la Coppa Italia con il Milan a Barletta. Ma io non c'ero però quello. Sì, non c'ero però per la partita. Lo so che tu non c'eri. No, però non c'ero. Non lo ricordavo. Spero che abbiamo capito, da Barletta a Rimini. Spero che abbiamo vinto Barletta almeno. Penso di sì, però non ricordo, però perché Barletta meritava in Serie C, ecco, mi ricordo. Sì, mi sa, abbiamo vinto 3-1 e poi un'altra sfida sempre a Barletta ai rigori. Due volte siamo andati a giocare a Barletta, due volte. Ricordo, non me ne tirare fuori. Nicola, allora, prossimo opinionista di Sport Up, l'anno prossimo a Rimini da Barletta direttamente. Con piacere. Nick, ci aggiorniamo io e te, dai. Non so che per me sia un piacere. Va bene, grazie ancora, ciao Nicola. Grazie. E ti aspettiamo. Grazie, Nicola. Grazie l'invito. Ciao. Ho fatto un attimino rilassare. Due Roberti sono troppi. Voi due siete Io credo che solo sugli aneddoti di Mazzone potremmo stare qui tutta la notte, se avesse di raccontarceli Nicola. Ho chiesto ieri a Nicola di entrare assolutamente in questa puntata, era previsto già il suo intervento qualche settimana fa, poi lui sta facendo dei corsi di aggiornamento perché è stato protagonista anche come preparatore dei portieri in quel di Foggia sta facendo ancora dei corsi di aggiornamento, allora... Lì e l'altro, non siamo mai riusciti a buttarlo dentro in una puntata, ce l'abbiamo fatta stasera. Pensavo un attimino se avevamo molti tifosi, diciamo, arrabbiati, far vivere anche a loro, perché no, alcuni aneddoti del calcio degli anni 80 e 90 attraverso Nicola, che tra l'altro è stato anche compagno di Pastore in quel di Taranto, come ha raccontato lui. Molto interessanti comunque.
E poi ci ha confermato anche che Ermanno, ci ha anche confermato che Ermanno Pironi, dove è stato, più o meno ha lasciato gli stessi segni, gli stessi ricordi. Vai, Ermanno. No, ho detto, ci ha confermato Nicola che Ermanno Pironi, dove è stato, ha lasciato più o meno gli stessi ricordi e le stesse conseguenze dappertutto. Comunque, va bene, dai. C'è rivoltata ieri, te l'ho detto, la tifoseria dell'Ancona, perché la sapere che potrebbe tornare in quel di Ancona, i tifosi ieri hanno manifestato un'opposizione netta. Adesso non tanto per insistere su Pironi, che a noi non interessa, ma a me risulta che Pironi sia radiato dal mondo del calcio, quindi sicuramente non potrebbe avere delle cariche. Bravo, non entrerebbe lui in prima persona, entrerebbe il... Sì, sì, beh, immagino. Come Riccione, come successe a Riccione un po' di anni fa, dai. Va bene. Bravo, bravo. Più o meno sì, siamo a quei livelli lì. Allora, facciamo il punto finale su questo... No, facciamo il punto finale su questo Rimini, che siamo... Certo. Abbiamo iniziato con Nicola, abbiamo proseguito con Alessandro Mastro Nicola, abbiamo... approfondito, ho trovato delle curiosità con Nicola Di Bitonto e terminiamo a parlare in base a quello che è successo in questi giorni. Cerchiamo di essere chiari un po' in tutto. Roberto Dalti lo è stato, tu Roberto Gabellino sei stato, mi avete interpellato anche a me per quanto riguarda il giudizio personale, le cose l'abbiamo detta. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare lunedì prossimo 8 giugno, Roberto Gabellini? Sì, speriamo che dal cilindro della Federazione Italiana Gioco Calcio non esca fuori un topolino anziché il coniglio, e quindi bisogna essere speranzosi. Ripeto, io una visita a Roma con la Corinne e Grassi la farei, e mi dispiace per te Daniele che poi perderesti la Corinne perché trova subito un posto da addetto stampa nella Federazione Gioco Calcio, però c'è sempre la speranza a disposizione per Sport Up. Nello stesso tempo veramente bisogna parlare, mi piace anche vedere una squadra con... Prego? No, vai. Una squadra come Rimini dover retrocedere. Io sono certo che comunque verrà ripescata, però non è una cosa che fa piacere, perché essere ripescati è qualcosa che fa parte del DNA di Giorgio Grassi. Giorgio Grassi vuole combattere fino in fondo, e giustamente la città ora è più unita, però non lo era quando approvava determinate politiche della società, e non lo è stata neanche l'amministrazione, che è stata sempre lontana. Qualche volta è venuto il sindaco, ma raramente, qualche volta l'assessore allo sport, però sappiamo che purtroppo questa amministrazione è da decenni che controlla Rimini, che amministra Rimini, ci ha impedito di fare lo stadio, ne ha fatte parecchie, insomma lo sport non è nel suo DNA. Bene, auguriamoci che nel futuro le cose cambino e soprattutto che Rimini possa riuscire in qualche maniera, qualunque essa sia, a restare in Lega Pro, sperando che cambino molto le regole e nello stesso tempo anche aumentino le defiscalizzazioni, perché non si può fare un campionato di terza serie che costa sopra i 2 milioni, 2 milioni e mezzo e poi essere ultimi. Questo proprio non va bene. Mi sento a tratti stasera. Andata via la linea? Sì, sì, ogni tanto io vedo le schermate nere, non so come hanno seguito i nostri spettatori. Alessandro, Luca, Edoardo, se siete ancora, scrivetemi qualcosa per capire se stasera si segue la linea. L'audio si sente bene, male? L'audio è pessimo, mi scrivono. Sì, mi dicono che è pessimo, insomma, però... Ma tutta la... Ah, puntata o solo in questo momento? Perché... No, mi hanno detto che è pessimo, cioè va a scatti, come è capitato
anche a noi di constatare. No, stasera Corri. Sicuramente... Sì, sì, io vi sento, Daniele, sì, purtroppo un po' male. Siete collegati con me, però va male. Perso. Infatti, ogni tanto è collegato. Lui. Si è perso di ogni tanto mi blocco io. Problemi di connessione così grossi non ne ho mai avuti. Purtroppo stasera è una puntata importante. Mi dispiace per i nostri spettatori. Mi dispiace davvero che non siamo riusciti a eliminare questi problemi di connessione. Se, ti capita le sere che va tutto, delle sere che purtroppo non ti va nulla. Mi dispiace. E stasera avevamo anche ospiti importanti. Però la puntata, se hai problemi di connessione fai fatica. Allora, Roberto Dalti, cosa vogliamo aggiungere a quello che ha detto Roberto Gabellini qui nel finale? Ma, oddio, è difficile aggiungere qualche cosa per due motivi, perché penso che abbiamo così cercato di guardare ogni lato della questione, abbiamo cercato di illuminare un po' tutti gli angoli più o meno bui. E poi è difficile aggiungere qualche cosa perché, come ci ha spiegato Nicola, nonostante i parametri ci siano, nonostante ci siano le regole e ci siano dei regolamenti che in questi anni sono stati seguiti per determinare le classifiche, in questo momento Gravina si è inventato l'algoritmo. E come ci ha detto Nicola, che io ritengo sia molto informato e molto introdotto, su cosa si baserà questo algoritmo l'abbiamo capito e non capito, prenderà in esame tanti fattori, però quello che oggi non possiamo dire di preciso quale sarà il risultato. Quindi lui ha voluto lasciare aperta una porta di speranza per il Rimini, una porta o una finestra, e io mi auguro che sia una porta molto larga e che effettivamente il Rimini ci si possa infilare, però in questo momento non possiamo dare esiti certi ai tifosi, perché come ci ha detto Nicola è uscito dal cilindro questa cosa che nessuno si aspettava dell'algoritmo. Vediamo cosa ne scaturisce. Penso che fino a lunedì ci faremo tutti delle grandi domande, ma non abbiamo molte risposte, purtroppo. Purtroppo sì. Comunque ho mandato che verrà fatto, io l'ho mandato a Daniele nella chat privata quale sarà l'algoritmo, però giustamente lunedì conoscerete il risultato. Allora, Tino Rimini, grazie. Tino mi scrive. Ti si sente non molto scatti, purtroppo, Daniele, ti si sente molto scatti. Sì, le comunità. Magari se riesce a pubblicarli i messaggi, però, potrebbe leggerli Corinne, magari se tu li pubblichi. Proviamo a vedere se mi sentite adesso. Adesso mi sentite? Molto meglio, molto molto meglio. Cambia gestione. Ok. No, è internet stasera. Tanto l'altra sera sono sempre andato col microfono così, stasera è internet. Allora, no, mi stanno dicendo qui sulla chat che praticamente voi e gli ospiti vi siete sentiti sempre bene. A me invece la voce andava a scatti, quindi andava e veniva. Quindi confermo. Da parte vostra, da quello che mi sta... l'importante è che vi siete sentiti voi. Io stasera mi dispiace perché comunque bisognava fare una conduzione ritmata, non riuscivo a starvi dietro perché sostanzialmente avevo internet che non mi va stasera, quindi... Mi dispiace. Allora, volevo semplicemente dire, per quanto riguarda invece il discorso che avete fatto voi, che lunedì ci sarà questo benedetto consiglio decisivo, quindi lunedì 8 giugno, vedremo anche se riusciamo a fare una diretta testuale come l'altra volta e informare tutti i nostri spettatori sulla pagina di SportUp. Giovedì sera invece, in calcio di rigore, ci saranno importanti anteprime. Tra l'altro avremo degli ospiti che Matteo, curatore della nostra pagina Facebook, annuncerà solo domani sera sul tardi, perché
c'è un ospite, a mio modo di vedere, molto importante, che riguarda un po' il caos che è successo in Serie D per quanto riguarda il blocco delle retrocessioni. Quindi anche questo è un fattore importante. Quindi calcio di rigore assolutamente, giovedì sera a partire dalle ore 21, mi raccomando, tutti i calcio locale cercate di non mancare. Torniamo un attimo al discorso del Rimini, poi giuro che terminiamo questa puntata. Allora, l'algoritmo di Nicola, io ripeto, ho fatto in base al coefficiente sportivo, valutando, come diceva anche lui, le vittorie in trasferta, il Rimini è retrocesso. Poi dopo, come diceva lui, bisogna vedere se vengono confermate. Quello che ho letto sui giornali oggi, quindi ho fatto il coefficiente, la valutazione, in base a un articolo letto sul Corriere dello Sport. Infatti ho scritto su SportUp che il Rimini sarebbe retrocesso. Se invece praticamente seguire il regolamento, il Rimini per il punto G, come spiegato, è direttamente in Serie D, qualora ci fosse la possibilità di rimetterlo in gioco, l'unica cosa, ma non esiste dal regolamento, è che il Rimini possa fare uno spareggio per accedere ai playout con il Fano, ma non esiste nel regolamento, perché ci avevano chiesto anche questo stamattina da casa, ma non è previsto, insomma. Quindi No, scusami, dicevo, tra l'altro il Fano è già in programma che abbia il playout con il Ravenna, quindi... Esatto. Quindi è già tutto deciso, solo che secondo me lunedì 8 giugno l'unica cosa che devono fare... La decisione c'è già per lunedì, quindi piaccia o non piaccia, secondo me dovranno mettere semplicemente nero su bianco. Ecco, questo è quello che volevo dire. Non so se voi volete dire qualcos'altro in aggiunta, però il discorso è questo. No, io credo che bisogna aspettare. Sì, corriamo il rischio di ripetere. La sentenza comunque, diciamo, era attesa, e noi è un pezzo che lo diciamo, attenzione, però sembravano parole al vento, però se, invece non lo erano. Si sono svegliati in ritardo, è una cosa che non avrebbero dovuto fare, avrebbero dovuto mettere le mani avanti prima, e quindi la politica, visto che a Rimini c'è una politica che è identica a quella di Roma, si doveva muovere prima e cercare di ottenere delle norme, delle possibilità superiori, o giocare ancora qualche partita, oppure far fare i play out a tutte le squadre che erano in fondo alla classifica, perché il girone incompleto, avevamo delle partite accessibili. Lo stesso Fano doveva venire a Rimini, noi a Fano non abbiamo perso, poi vabbè, abbiamo una partita vinta in meno, però non penso sia questo, insomma, anche se regolamentarmente potrebbe dare ragione al Fano, però mi sembra un'ingiustizia. Da tifoso aborro questa soluzione, nello stesso tempo però i regolamenti sono quelli che sono, hanno i pieni poteri nella Federazione Italiana del Gioco Calcio, quindi speriamo in un miracolo, anche se il Rimini non se l'è guadagnata questa salvezza, l'avrebbe dovuta guadagnare sul campo e c'erano le premesse, le possibilità per farlo. Sì, hai detto bene, si è svegliato un po' tardi anche il sindaco, tra l'altro sollecitato dopo un comunicato uscito dalla curva, però ho letto anche un po' la lettera scritta nei confronti. Se così vogliamo dire, aggressiva, non lo so, anche la lettera scritta, non lo so, è un mio punto di vista, chiaramente, però vedremo quello che succederà. Se punto di vista, Gabellini, ma ce la facciamo, ma va bene così. Facciamo avere Grassi in Se lo chiama Corin, viene di sicuro. Va bene così. Farò questo sforzo. Se lo chiama Corin. Corin, devi chiamare Grassi. Va bene. Dai, prenotare però 14 ore di trasmissione, quindi preparatevi.
si va in onda alle 8 e si finisce la mattina quando inizia Uno Mattina o Barbara D'Urso su Canale 5. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, io vi saluto. Qui però conta solo Corin, perché se vuoi avere Grassi devi chiamare Corin, se non vuoi essere retrocesso devi andare a Roma con Corin, se vuoi parlare con Gravina ci devi andare con Corin, cioè qui se non abbiamo Corin noi siamo cotti come i sardoni. Parte della trasmissione, non c'è niente da fare, il fatto che ce la porteranno via, perché avrà un ingaggio di milioni di euro entro breve, glielo auguro. Quindi, magari... Corin è come Pelé ai tempi d'oro, insomma, è quella che ti fa vincere tutte le partite. Va bene. Dani, io purtroppo non ti sento, cioè vorrei rispondere alla tua domanda, ma non so cosa mi stai chiedendo. Soldino a tre sgrazie. Non ho capito nulla. Non ti si sente più, Daniele. Tre soldini, che sono tre sgrazie. Bene, va bene. Sta parlando di soldini. Sta parlando di soldini. Allora vado via, chiudo. Non so se sia Soldini il navigatore. Però. Lui sì, è il navigatore. Appunto. Però lui navigatore. No, va bene. Corin, c'han tre sgrazie. Se trovi tre soldini, daceli pure, non ti preoccupare. Va bene, dai. Siamo ai saluti finali. Grazie, Corin Stella. Grazie a voi, buona serata, buonanotte. Un alla bacio prossima. A Corin e saluti a tutti. Ciao a tutti. Grazie a Roberto Dalti. Ciao Roberto, ciao. Ciao Roberto, ciao Corin, grazie. Buona serata. Un po' preso leggermente. E a Daniele dobbiamo dire di cambiare gestore telefonico perché... Io non so, non puoi andare a pezze, cioè è una pezza dietro l'altra, una gomma forata, quindi hai ragione, non ti posso dire di no, stasera non ti posso dire di no, hai ragione. Va bene, chiudiamo qui. Ciao ragazzi. Vabbè, salutiamo Daniele non più. Buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi, buonanotte. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com.
Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Mmm, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota, il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli Medici Italiani. Scegli noi. Vieni a trovarci. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 34 53. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con Mount Turboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto.